Cari amici di cinema, questa settimana nella nostra sala per inaugurare al meglio il mese di giugno c'è il nuovo film di Rocco Papaleo, il regista che conosciamo per Basilicata Coast to Coast e che ora riscopriamo come regista e come attore in Scordato. Film in cui recita anche Giorgia, la grande cantante dalla voce davvero magnifica, qui in un ruolo importante per far ritornare il protagonista al passato attraverso un ragionamento che tocca la psicoanalisi, ma anche direttamente la nostra anima e la musica, naturalmente. Andiamo a vederci il trailer ufficiale di Scordato e poi torniamo a parlarne. Maestro, ho finito. Piacere, Olga. Tutto piacere, Orlando. Lei accorda pianoforti e io accordo i pianisti. Però all'occorrenza accordo anche gli accordatori. Cos'è che si sta difendendo? È da un po' di tempo che parlo con un ragazzo che ero. Lo vedo proprio. Ma parliamo un po' in dialetto, ah! Eia! Così come vedo lei in questo momento. Raggiungimi. Ha pisciato dentro la cassa armonica. Può capitare a un certo punto che un pezzo incastrato male nel tempo faccia storcere il mobile. Ecco io davanti a me la foto di un mobile storto. Quindi mi converrebbe farmi curare all'IKEA. Contro chi stai protestando? Matera è capitano della cultura 2019! Quest'idea che bisogna insegnare la musica! È la musica che deve insegnare a noi. Io Potenza la vedo come una piccola Dubai. Ma sei sicuro? Mai stato sicuro di niente, non ti risulta? Bel ripiego di merda. Ci campo con quel ripiego! A guardarti mo' nessuno direbbe che siamo la stessa persona. È un gran bel titolo, Scordato, un titolo che a me piace molto perché ci fa capire come si sente il protagonista, come ci sentiamo noi vedendo questo film, come se fossimo stonati, come se ci fosse un pezzo dentro di noi che poi ha creato una crepa nel nostro mobile corpo in cui ci troviamo, ma anche nella nostra anima. Una psicanalisi è quella che vediamo su questo grande schermo con questo film, con Giorgia che appunto attraverso una fotografia farà richiamare al nostro protagonista una serie di ricordi del passato e lo farà dialogare con il suo passato. Un film che fa ragionare su se stessi, un viaggio nella nostra anima, di cui la musica è soltanto una parte importante che genera emozioni. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e ci aggiorniamo presto con i nostri prossimi appuntamenti. Grazie.